Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di Noi Sicilia. Ancora un incidente mortale sul lavoro in Sicilia, questa volta a Carlentini. Nello specifico è deceduto un autotrasportatore travolto da ringhiere di ferro. Le continue minacce, la denuncia per stalking e il drammatico epilogo. Donna si suicida nel Nisseno per paura di subire ulteriori abusi dall'ex compagno. Arrestato un 38enne nel Messinese che viveva da almeno un anno in modo irregolare sul territorio nazionale. Su di lui pesa una rapina commessa nel 2017. Un uomo di Catania è stato denunciato dopo essere stato scoperto con 21 uccelli in auto, tra cui 5 cardellini di specie protetta. Per la giornata di domani il sole sarà ancora il grande protagonista in Sicilia. Le province più calde risulteranno essere Agrigento, Catania e Siracusa. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle 13.30.